vedere le proprie spese, dove vanno a finire all'interno della città, mi dà consapevolezza, potenzialmente potrebbe essere controproduttivo, perché effettivamente io più spendo, più vedo la mia città crescere. E anche solamente l'idea di dire, ma chissà se io metto la categoria sushi, cosa cavolo viene fuori? Mi ispira anche l'idea di testare delle nuove spese. Hai visto? L'avranno pensata, dai, dovrei risparmiare per guadagnare cose. Ma io... in realtà non... Benvenuti al Project Fun Show. Io sono Edoardo Parisi. E io sono Marco Segatto. E questo è il primo podcast italiano dedicato alla gamification. Ed eccoci, consigli, gemme, link, gamification, di tutto e di più. Hai presente, Marco, la sigla, quella di Muschio Selvaggio? Che fa, ah, lavatrice, gamification, link. Ecco, ci siamo. Siamo Edoardo e Marco, non siamo Fedez ed altri, ma siamo qui per parlarvi di gamification. Siete sul Project Fun Show, il podcast della community di Project Fun, la prima e la più grande community in Italia riguardante la gamification. Io sono Edoardo e assieme a Marco questa sera vi daremo super consigli, delle risorse, delle risorse ispirazionali, dei trucchetti magari che potete applicare nella vostra vita professionale o, perché no, anche personale, per motivarvi a fare qualcosa, una qualunque azione, che sia bere l'acqua che avete sopra il comodino, che sia lavorare, che sia aiutare il vostro collega, il vostro amico, il vostro partner a fare qualcosa, motivarvi a studiare. Ma chi siamo? Abbiamo detto Edoardo, Marco, questa è la puntata del Project Fun Show dedicata alle gemme, e quindi se nel nostro formato classico andiamo ad intervistare appassionati o professionisti che con la gamification ci pagano le bollette, per così si può dire, in questa puntata di oggi invece andiamo a condividervi, come ho detto nell'intro, dei consigli, dei suggerimenti. Marco, come funziona nella pratica? Nella pratica ci scambiamo link con quest'ottima voce nasale che ho oggi, che è usata dal raffreddore, tool o anche spunti e riflessioni che possono interessare a persone che lavorano in ambito gamification o affini. Vuoi che parta io con la mia prima gemma? Vai con la tua voce nasale, sparti. Parto con la mia voce nasale. Chi vuole vedere anche la condivisione a schermo può seguirci su YouTube. E la mia prima gemma è estremamente utile, non so se vi è mai capitato di andare a una festa di laurea un po' noiosa dove la gente sta seduta e usa il cellulare, oppure un matrimonio dove le persone non si conoscono, manca un po' di coinvolgimento, o anche un evento passivo dove c'è il relatore che parla, straparla e non sono in alcun modo coinvolti gli spettatori. Beh, se vi ritrovate in un contesto simile potete tirare fuori dal cilindro magico il tool che vi presenterò oggi, e sicuramente alcuni di voi lo conoscono già, e si chiama Kahoot. Che cos'è Kahoot? È una piattaforma online, c'è anche una versione gratuita in teoria, che permette di creare quiz per coinvolgere i partecipanti ad un evento. Può essere un matrimonio, abbiamo detto una festa di laurea, l'ho fatto in tante diverse occasioni, ma come funziona a livello pratico? Voi andate a scegliere uno dei quiz già preimpostati, oppure ne andate a creare uno ad hoc. Ad esempio, per provarlo la prima volta potete scegliere uno di quelli preimpostati. Se volete fare qualcosa di un attimino più divertente, come il matrimonio o la festa di laurea, è interessante chiaramente fare delle domande sui festeggiati o gli sposi. Poi le persone cosa fanno? Devono andare sul sito kahoot.com quando avviate la partita e inserire un PIN, un codice, che identifica il quiz specifico che voi avete deciso di lanciare in quel momento. Quindi qua c'ho anche la modalità anteprima, una persona mette sceglie il quiz, poi si mette il PIN di gioco, viene generato, diciamo, dallo schermo, in questo caso è 8877828. Ci si collega, si mette un nickname dal proprio smartphone. Chiaramente per giocare servono due display. Un display, immaginatelo nella sala conferenze o in un iPad o in un computer, dove compaiono le domande, il PIN, e i partecipanti usano il proprio smartphone come telecomando per poter rispondere alle domande. Si mette un nickname, metterò Magnus in questo caso,
e poi si schiaccia pronti e via. Nello schermo grande della conferenza compaiono pim 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 tutti i nomi dei partecipanti, e in questo caso si può dare anche magari un premio al nickname più creativo. E quando siete pronti, tutti quanti si sono collegati con il proprio telefono, potete avviare il quiz. Come funziona? Compaiono delle domande sullo schermo e le persone hanno un tot di secondi per rispondere a un quiz a risposta multipla. Ci sono anche tante tipologie di quiz, ma uno di quelli più diffusi è la risposta multipla. Quindi c'è questa musichetta che ti dice che sta finendo il tempo, è sempre più incalzante. Hai la domanda, in questo caso, che cos'è Kahoot, e ci sono le quattro risposte identificate da quattro colori e le persone premono nel proprio telefono il colore esatto. Io adesso ne schiaccio uno a caso, corretto, era una delle prime... 25% di possibilità. 25% di possibilità. E che cosa succede dopo che una persona ha risposto a una domanda? Se ha risposto correttamente ottiene dei punti, e i punti dipendono sia dalla correttezza della risposta, qui se sbagli Edoardo, ahimè, non porti a casa assolutamente niente, ma dipendono anche da quanto tempo ci impieghi a selezionare la risposta esatta. Quindi il dito più veloce prende più punti rispetto a magari l'invitato che deve mettere gli occhiali perché non vede bene quello che c'è scritto sullo schermo. E cosa succede? Al termine di ogni domanda si può fare continua e c'è la classifica dei partecipanti. Quindi in questo caso sono l'unico partecipante e sono nel podio. Bravo, in prima posizione. Applausi. Però in realtà è divertente perché poi vedi le persone che gareggiano e dicono no, l'ho superato, no, ma chi è quello che si chiama Magnus? Chi è questo o quell'altro? Al termine delle domande cosa succede? C'è il podio con la premiazione della top 3, diciamo. L'hai mai usato, Edoardo? Spettacolo. Sì, l'abbiamo usato. Spettacolo, noi. Ma sì, che l'abbiamo usato. Che non ha usato? No, tra di noi ne abbiamo usati diversi anche di Tools, perché effettivamente è uno dei metodi più semplici anche per riuscire a interagire con il proprio pubblico. E la cosa pazzesca è che è veramente trasversale su tutte le età. Cioè, le persone si innamorano di utilizzarlo proprio perché è fuori dagli schemi. E quindi vedere anche semplicemente la gente che si mette le emoji con i nomi, mette dei nomi particolari. Bellissimo, bellissimo, si creano veramente un sacco di dinamiche, quindi super consigliato, e permette di esprimere la creatività in 100 miliardi di modi, perché in base alle domande che si mettono, ai punti che si mettono, si possono mettere punti doppi, smezzare o altre tipologie di quiz diversi, vi permette veramente di non rendere noiosa una lezione, anche, o come stava dicendo Marco, anche degli eventi. Si potrebbe fare una diretta di un'ora su come usare Kahoot e tutte le strategie. Vi do una gemmina, sì, bonus gratuita. Potete caricare anche le GIF, quindi al posto di immagini statiche, le GIF possono far ridere e distrarre ancora di più le persone che si mettono a ridere guardando l'immagine piuttosto che a leggere le risposte. Ma ti passo la palla, Edoardo, e voglio sapere... Passi la palla, mi passi la palla, ma ti farò ridere, Marco, perché una cosa che non hai detto prima è che noi di gemme, le gemme non le condividiamo in anticipo, io e te. E quindi si creano sempre delle dinamiche particolari in cui cerchiamo un po' di batterci, ma questo giro qua non devo neanche sforzarmi più di tanto, perché la mia gemma è uno dei numero uno competitor di Kahoot. ha letteralmente sul loro sito web, hanno una loro pagina che spiega perché sono meglio di Kahoot. E quindi ovviamente non posso cambiarlo in tempo reale. Vi presento ha slides, non so come chiamarlo, sarebbe ahaslides.com, ed è esattamente quello che spiegava Marco, ma meglio. Ha una versione gratuita fino a 7 partecipanti, e come è uno strumento per rendere le vostre presentazioni più interattive. Come Kahoot può essere usato in modalità standalone, quindi semplicemente si creano attraverso questa piattaforma, si caricano le slides, si aggiungono domande, varie tipologie di quiz, adesso ne vediamo velocemente alcune meccaniche di gioco che ci sono, oppure si integra all'interno delle vostre presentazioni esistenti, quindi che voi utilizzate Google Slide, PowerPoint, Teams, Open, YouTube e compagnia. Proprio come Kahoot permette alle persone di partecipare utilizzando il loro telefonino come telecomando,
ha diverse meccaniche che non ho trovato in Kahoot e in altri tools. Tra l'altro, una gemma che abbiamo dato un po' di tempo fa, credo sempre io, era Slido, un altro tools competitor di Kahoot che sia io sia Marco abbiamo utilizzato in diverse conferenze, che era eccezionale. Ancora in più di Slido, ancora più di Kahoot, ha slides, ok, non so neanche come nominarlo, il nome è terribile, è la cosa più terribile che devo fare. Hanno alcune meccaniche come la ruota della fortuna. E quindi, ad esempio, potete scegliere di premiare, dare dei punti bonus a una persona a caso, oppure far partire delle dinamiche, non lo so, faccio partire la prossima domanda, il prossimo gioco, quella persona avrà meno tempo. Si possono creare dinamiche particolari. Oppure c'è la dinamica di permettere di andare a fare, vediamo qualcosa che non mi ricordavo, a fare dei brainstorming in tempo reale, quindi le persone possono rispondere e fare una loro domanda, cioè mettere delle parole e tutti i partecipanti dopo votano le opzioni messe dagli altri. Oppure ancora c'è la possibilità di mettere in ordine degli eventi in ordine cronologico, quindi potete creare delle dinamiche per la quale le persone devono selezionare quando è successo quel determinato episodio o evento all'interno di una timeline. Ecco, quindi i vantaggi rispetto a Kahoot, rispetto a Slides, quali sono? A livello di prezzo, sicuramente ha una versione gratuita fino a 7 partecipanti, quindi potete partire fin da subito, testarlo, creare direttamente attraverso questa piattaforma le vostre slide e andare. I prezzi a salire sono super competitivi, anche rispetto a Kahoot, ed ecco a Marco, vinco a mani basse. Cos'è la marchetta andiamo. Questa? Oh, la cioè. Marchetta. E se cliccate qua sotto il codice sconto, no, non ce l'abbiamo, ma anzi, se ci stanno guardando i ragazzi di Haslides, girateci direttamente il codice sconto che ve lo diamo. Non prendiamo un euro per questo foto. Non prendiamo un euro, che sia studiato, in questo momento non abbiamo nessuna TV su di loro e via. Però, dicevo, ci sono più meccaniche, costa meno, integrabile. Ovviamente non sono arrivati dopo Kahoot ha fatto scuola e quindi loro hanno la fortuna di avere già della strada spianata, quindi sanno già cosa funziona e non funziona. Anche nei font, nelle dinamiche sono molto molto simili, quindi se adorate Kahoot provatelo e se non avete mai provato Kahoot, qua potete iniziare molto più velocemente. Haslides.com, gratuito, grande. Mic drop. Non lo so, devo provarlo prima di dire se è. Però l'ho provato settimana scorsa in azienda, ok, per fare un quiz aziendale e ti dico solo eccezionale, ma proprio due o tre dinamichette, addirittura si possono fare i quiz con l'audio, le persone, i partecipanti possono far partire degli app. Bello. Proverò. Ma veniamo alla mia seconda e ultima gemma di questa serata, e che cos'è? Parto un attimo indietro, ok? Negli ultimi anni... devi pensarla bene, devo pensarla... rispondere bene a questa gemma. Negli ultimi anni è esploso l'e-commerce. Sempre più ampie fasce della popolazione italiana e mondiale acquistano online, grazie anche ai marketplace, agli smartphone, l'usabilità e le connessioni mobile. E un altro mega trend tecnologico che abbiamo iniziato a vedere negli ultimi anni e adesso è sceso, però sta ricominciando grazie a Meta ed Apple, è tutta la tematica del metaverso con i visori VR e anche la realtà mista. La realtà mista è, fate conto, indossare degli occhiali più o meno grossi e vedete degli ologrammi nel mondo reale. Quindi non siete in un altro universo, ma siete nella in casa vostra o fuori per strada e vedete degli ologrammi come in un film fantascientifico su cyberpunk. Ecco, il commercio si sta spostando anche all'interno della realtà mista e della realtà virtuale. Quindi l'acquisto e l'esperienza di shopping non sta rimanendo solamente all'interno dell'e-commerce, dove vai a sfogliare cataloghi fondamentalmente in 2D, immaginatelo come un foglio di carta con delle immagini e schiacciate un pulsante e comprate la roba. Ma stanno nascendo i V-commerce, con la V davanti, virtual commerce. E in questo caso non c'è non è la carta, è entrare proprio dentro al centro commerciale e il negozio o attraverso il visore, quindi mettete il visore e fate finta di entrare all'interno di un negozio per comprare la roba,
oppure con la realtà mista. Mettete il visore, vedete casa vostra e, che ne so, con l'app dell'IKEA mettete il divano come ologramma 3D, vi piace, cambiate colore e poi lo comprate. Da quando è esploso il concetto di metaverso sono usciti diversi e-commerce, soprattutto in VR. Oggi ne ho trovato uno nuovo e volevo anche mostrarlo qui. Secondo me non è stata trovata ancora una quadra, diciamo, per far... cioè sono tutti progetti sperimentali. Vediamo adesso un attimino l'esempio. Te, Edoardo, ne hai mai provato uno? Mai provato uno, infatti sono super curioso, ma già il fatto che tu mi dici giustamente che non hanno ancora raggiunto era una cosa che posso immaginare, perché poi alla fine sono tutti degli esperimenti che devono fare e meno male che c'è qualcuno che li fa, però vai, dimmi pure. Quindi, solitamente come funzionano? Adesso vediamo la parte di realtà virtuale, lo racconto, poi chi vuole può vedere come funziona a livello pratico. Si clicca in un link, si entra in una piattaforma e spesso viene chiesto di creare l'account un po' per registrare le persone e costruire un avatar. In questo caso si può costruire un avatar personalizzato come all'interno di un videogioco oppure scegliere quello base. E questo è utile perché? Perché non tutti magari hanno il tempo di stare lì a configurarsi l'avatar e dire ad una persona che deve impiegare 10 minuti per crearsi il suo avatar personalizzato per fare un giro all'interno del e-commerce può rappresentare una barriera d'ingresso all'interno della piattaforma notevole, perché non è detto che uno abbia tutto questo tempo a disposizione, magari è solo curioso. Quindi in questo caso tengo quello di default e schiaccio Enter. Spesso questi ambienti sono degli ambienti 3D e quindi bisogna spiegare alle persone come si devono spostare all'interno del e-commerce. Io sto entrando chiaramente da Safari, da Google Chrome, però questa roba qua in futuro si potrà vivere direttamente a 360 gradi attraverso i visori. Non è presente solo a 360 gradi all'interno dei visori in VR, perché solamente gli early adopter come me o magari Edoardo comprano questa tecnologia e spesso sono una parte minoritaria della popolazione. Quindi adesso io sono entrato all'interno di questo portale, mi sto spostando e mi dice: guarda, devi trovare le stelline, e ci sono delle stelline, mi sposto e cammino all'interno di un ambiente 3D. Notate già una cosa particolare, ovvero il fatto che esistono altri giocatori all'interno di questo e-commerce, quindi è un ambiente condiviso con altre persone, e già questa cosa qua è un punto a favore dell'esempio che sto portando oggi, perché in tanti esperimenti fatti in passato le persone si trovano all'interno di ambienti virtuali, magari bellissimi, ma sono delle esperienze che vivono in solitario, da sole, e sono come dei bellissimi palazzi ma completamente vuoti, che è dell'esperienza che non puoi vivere con altri giocatori. Quindi qua ci sono altre persone che camminano e anche se non ci puoi interagire ti dà l'idea che comunque ci sono altri esseri umani che stanno vivendo la stessa esperienza. L'esperienza condivisa che viene vissuta anche quando voi andate all'interno di un negozio, uno store fisico, perché ci sono altri esseri umani e spesso portate con voi anche amici, familiari che vi danno un consiglio sul vostro look. L'obiettivo di... hanno inserito delle meccaniche di gioco in questo caso e l'obiettivo è raccogliere tutte le stelline del livello, un po' come Super Mario. Quindi adesso ho raccolto la prima stellina e delle frecce come quelle nei giochi di corsa o che trovate nelle strade mi guidano all'interno di una città che sembra tipo Manhattan e autunnale. Ho superato un portale, ci sono tutte queste tendaggi tipo volanti, e una parte interessante del e-commerce è il fatto che tu non hai limiti fisici di spazio nel comunicare il brand o i tuoi prodotti. Un negozio fisico è vincolato dai muri, gli scaffali, quindi si può trasmettere magari un determinato tipo di storytelling, però è chiaramente limitato sia dal punto di vista dei costi che dal punto di vista della fisica. Un ambiente VR è potenzialmente infinito e quindi dà molto più spazio alla comunicazione del brand, del marchio, rispetto a un ambiente normale. E spesso tanti progetti nascono un po' per lo storytelling più che per vendere, diciamo, perché uno può entrare all'interno di un e-commerce e comprare roba, oppure
vivere un'esperienza, diciamo. E poi qua c'è anche una critica che però faccio alla fine sul vivere l'esperienza. Quindi vado avanti in questa bellissima città autunnale e c'è una specie di tasto con sopra una stellina che si muove. Andandoci sopra, cosa succede? Il nostro omino inizia a volare e c'è un vestito che cammina grande come un palazzo con un'icona del carrello e se ci clicchi hai la possibilità di vedere la scheda del prodotto dell'e-commerce, che è proprio il vestito che cammina svolazzante grande come un palazzo. Sfogli le diverse immagini, in questo caso ci sono anche le modelle nelle fotografie, e puoi perfezionare l'acquisto aggiungendo il prodotto al carrello e facendotelo, diciamo, arrivare a casa. Ci sono anche le recensioni, quindi il classico e-commerce 2D. Facciamo finta che questo vestito non mi cioè non sia nelle mie corde. Non ti si addice, non è per la tua tonalità di pelle. Per l'armocromia l'arancione non mi sta bene, quindi vado avanti in questo ambiente virtuale. Quello viola mi sembra più bello. Quello viola con la gonna tipo svolazzante, sì. Ti sembra più bello. Nel frattempo vediamo questi vestiti grandissimi come dei palazzi, palloncini. Sì, perché non sta vedendo il video, c'è Marco che ha questo personaggio che sta entrando a New York, a Manhattan, e ha dei vestiti che sono alti come palazzi, che camminano senza testa, quindi sono dei manichini in realtà e sono abbastanza anche horror. Cioè è una scena abbastanza assurda. Sì, è una scena stranissima. Poi ci sono dei pezzi di fiori, cristalli tipo che salgono sopra i palazzi, delle astronavi volanti. Sembra tipo uno squalo che vola. Che vola, tipo... solo che è una tenda, tipo un tendaggio. Sì, quindi in questo modo posso vedere i prodotti della nuova collezione saltando sopra, facendo dei salti di 50 metri, arrivi ad una buona prospettiva sul vestito che cammina su un manichino invisibile. Sarà un delirio ascoltata questa roba e non vista, ma è bellissimo così, state facendo un viaggio incredibile. Qua sì, mi sposta anche la visuale, non so se hai visto, perché magari io sto guardando i piedi e quindi poi non posso vedere il vestito, questa è una mossa intelligente. Ok, e cosa mi resta da fare? Prendere l'ultima stellina, non mi dice il contatore quante ce ne sono, e quindi questo lo potevano mettere per farmi capire quante stelline mancano per completare il livello. Posso salutare, non so cosa succede, e mettere i cuoricini tipo, esatto, e forse fa vedere qualcosa agli altri partecipanti e scattare anche una foto del vestito. E non ci sono e non vedo altre interazioni o comandi all'interno del gameplay. Andiamo nell'ultimo, abbiamo preso tutte le stelline e ora c'è una scalinata incredibile per salire nel palazzo finale del re di Manhattan, super boutique mega lusso, dentro tipo l'arco di trionfo. Entriamo all'interno di questa scala che sale. Non puoi fare uno sprint. Non c'è il tasto corvo. È lento il tuo personaggio. È il mio personaggio lento. Chissà cosa ci sarà dentro questo palazzo, Edoardo. Vediamo il boss, la scala misteriosa, c'è la cassa dove devi spendere tutti i tuoi soldi. Vediamo l'omino che sale, bello, animazione di salita su questo palazzo che sembra l'Empire State Building, esatto, quindi abbiamo tutto questo cutscene, dove cutscene è tipo un video che mostra parti cinematic cinematic che mostra questo albero sopra il palazzo gigantesco con le foglie che cadono al sunset, quindi abbiamo anche il tramonto che illumina questo Chicago Manhattan. E vado all'ultimo piano del palazzo e qua c'è effettivamente il negozio, molto figo, con il pavimento tipo acqua lucida che riflette tutte delle cose al neon, e posso fare un giro all'interno della boutique, prendere altre stelline e guardare gli altri prodotti ed effettivamente acquistarli. Ora non so cosa succede se clicco in questa freccia. No, posso solo acquistarli. Fate conto che è una specie di boutique fighissima all'ultimo piano dove puoi acquistare. Futuristica, con schermi, con immagini ovunque. Materiale. Mezza trasparente. È fatto comunque bene rispetto a tanti altri progetti che sembrano della PlayStation 2 a livello di e-commerce. Quindi vado avanti, c'è il main stage e probabilmente qua viene presentata la nuova collezione. Cosa succede? Non l'ho mai provato, non sono arrivato fino a qua. C'è una maglietta tipo, viene presentata. Oh, finalmente una maglietta. La maglietta e i fuochi d'artificio. Ok. Bellissimo. Abbiamo visto un po' come funziona. Ora,
Claim, c'è scritto, probabilmente posso avere qualcosa di esclusivo. Prendere. Hai qualcosa di esclusivo, eh? Esatto. Non ho capito le stelline alla fine cosa ti permettevano di fare. Questa è una delle domande che mi pongo. Comunque, una delle tante domande che mi pongo dopo questa situazione. Battute a parte, è anche carina questa esperienza, se ne provate altre sono decisamente peggiori. Ma quali sono, secondo me, i commenti e le osservazioni che si possono fare su questo tipo di esperienze in VR? Poi parliamo della realtà mista. Abbiamo due tematiche o obiettivi che di solito si danno per questo tipo di e-commerce. Il primo è far vivere un'esperienza interattiva che fa ricordare un brand e fa associare determinate sensazioni al marchio, al prodotto, quindi ho vissuto un'esperienza fighissima, poi magari compro di più da loro. L'altro è quello dell'acquisto in sé del prodotto e dell'esplorazione. Dal mio punto di vista, spesso questi ambienti mancano proprio di gameplay e di meccaniche di gioco e di interazione. Nella maggior parte dei casi sono semplicemente degli ambienti 3D fatti più o meno bene, dove puoi visualizzare dei prodotti con dei modelli 3D e magari puoi acquistarli all'interno di un e-commerce, ma manca tutta quella parte di meccaniche di gioco che rendono effettivamente l'ambiente coinvolgente. Già la presenza di altri giocatori in questo caso rende un po' meno vuoto, avete visto le stelline, alcune meccaniche di onboarding, glowing choice per guidare l'utente, quindi in questo caso c'erano già delle meccaniche di gioco. Tuttavia, se si vuol far vivere un'esperienza estremamente coinvolgente in un ambiente virtuale così in VR, è sicuramente più interessante calcare la mano e far vivere delle avventure, dei giochi o qualcosa più legato all'intrattenimento rispetto al solo shopping. Dal lato invece acquisto di prodotto, non so quanto allungare così tanto l'esperienza d'acquisto aumenti effettivamente le vendite di prodotto. Magari può funzionare con cose di nicchia o super esclusive, ma non so quanto sia più efficace nel dire voglio comprare questo vestito rispetto ad un altro. Poi ti chiedo la tua opinione, Edoardo, che sto andando lungo. Un discorso diverso invece, che non abbiamo visto questa sera, è quello della realtà mista e degli ologrammi. Lì, dal punto di vista dell'esperienza brand, diciamo, è tendenzialmente meno forte, e poi siamo appena agli inizi di applicazioni e di videogiochi in realtà mista. Per quanto riguarda invece la componente dell'acquisto, è già più interessante perché ci sono anche le app sul proprio smartphone dove puoi posizionare magari il mobile, puoi vedere il soprammobile, la lampada, il vaso, come sta nel tuo ambiente di casa, e abbiamo raggiunto anche buone capacità tecniche nello scan degli ambienti 3D e delle nostre case in cui viviamo. Quindi da quel punto di vista per l'acquisto è sicuramente più interessante rispetto alla parte in VR, che dici? Dico che no, concordo a grandi linee con quello che hai detto. Se abbiamo visto, è da anni che provano a cercare di simulare un'esperienza virtuale in modi diversi, con tecnologie diverse, indipendentemente dal VR e dai tempi probabilmente di Second Life, che si prova a fare una cosa del genere, quindi parliamo di 20-30 anni fa. Quello che secondo me adesso forse qualcuno sta iniziando a inquadrare è che non devono andare quello che è il mio ragionamento, è difficile andare a sostituire l'esperienza reale, e non è quello l'obiettivo, ma deve essere un'estensione di quella che è l'esperienza reale. E quindi può essere un'estensione su clienti fidelizzati, può essere un qualcosa di più esclusivo, possono essere dei bonus, cioè andare a dire ok, io piuttosto di andare nel negozio vado in questi VR store, secondo me è una cosa che non succederà mai. Ovviamente poi bisogna capire da brand a brand, ma deve essere un qualcosa di più, deve essere più sull'awareness, deve pensare più a far conoscere meglio il brand, ma non deve essere il primo punto di contatto ovviamente. Quindi secondo me, come stavi dicendo tu, devono lavorare su quelle che sono le meccaniche, sullo storytelling e non solo esclusivamente sul abbiamo la grafica più figa di tutti, che questo poi è quello che adesso magari è anche l'ultimo trend. Quindi sì, piuttosto di cercare di ricreare un'esperienza da store,
preferisco degli approcci completamente diversi, come questo. Secondo me c'erano dei punti molto molto interessanti su questo. Questo qua era più un gioco che aveva ti faceva esplorare quello che era il mondo del brand, poi più o meno in maniera approfondita. Anzi, forse secondo me ne ho puntato anche troppo, come al solito, sulla grafica. Ci sono, anche qui cito una piccola cosa, noi abbiamo condiviso già Gator.town, che è una piattaforma di videoconferenze in grafica 2D stile Pokémon. Non c'entra nulla con esperienze di questo tipo, ma c'è qualche esperimento fatto, esempio, da Coca-Cola per ricreare le loro fabbriche e fare una sorta di showroom di quali sono i prodotti Coca-Cola, di come funziona una fabbrica all'interno di questi mondi virtuali in 2D. Al di là ovviamente di quella che è la grafica, il fatto di poter puntare tutto solo e esclusivamente sulle interazioni spesso dà di più che non ovviamente l'aspetto visivo. Quindi se si riesce a trasmettere delle emozioni perché la persona, muovendo il personaggio, fa determinate azioni, sblocca, secondo me ti rimane molto di più che non solamente l'aspetto visivo. Poi è ovvio che se stiamo parlando di brand, di moda, di alto lusso, è ovvio che non possono fare niente in 2D, e sì, mi sembra che siano sempre loro un po', ecco, questa è un po' la sfida. Mi piacerebbe vedere qualche brand un po' più cheap, mi piacerebbe vedere un Decathlon, mi piacerebbe vedere un, non lo so, un H&M, ma neanche, ancora più basso, dei brand, ecco, che non siano solamente i classici da showroom in cui lanciano collezioni. No, deve essere un qualcosa terra a terra in cui ci vanno i ragazzi per da Roblox, entrano là dentro e via. Però sì, insomma, tematica anche questa interessante, bellissimo che ci siano esperimenti di questo tipo, forse qualcosa si sta iniziando a vedere di più interessante rispetto a anni fa. Ti lancio da una provocazione, ma quando ci saranno gli occhiali come quelli da sole adesso in realtà aumentata, avrà ancora senso comprare i vestiti e le stampe all'interno dei vestiti? Oppure li compri come asset digitale che poi vai a indossare e che vedono gli altri? Perché esistono già degli e-commerce che ti vendono tipo i filtri in realtà aumentata, i trucchi o queste cose qua. Non ho idea. Spero di no, che non succeda mai questa cosa qua. Però sai che può succedere. No. Ma succederà sicuramente in qualche nicchia. Guarda, noi siamo in una piccola bolla in Italia, ma figurati, ci sono tanti altri stati e altre culture che hanno approcci completamente diversi al nostro. E quindi siamo una piccola goccia in mezzo al mare. Beh, Edoardo, le mie gemme di oggi sono allora, finite, la seconda era bella, molto lunga, bella. E quindi ne ho usate. Guarda, io ne avevo una piccola, ma mi vergogno dopo tutto questo, e quindi vado anch'io un po' sulla simulazione, con una cosa che non so se è una gemma oppure più, un po' più carbone, ma lo vedremo secondo me un po' alla fine, lascio ai posteri l'ardua sentenza, perché sono ancora un po' combattuto. Allora, sto parlando di un'applicazione che in realtà c'è da un bel po' di anni ed è fatta dagli stessi sviluppatori di Plant Nanny, che è, se non sbaglio, è una mia gemma storica di un po' di anni fa, che era un'applicazione per Android e iOS che permetteva di riuscire a ricordarci, a motivarci nel bere dell'acqua tutti i giorni, e quindi più bevevamo acqua più facevamo crescere delle nostre piantine, creavamo la nostra foresta, un po' come Forest, l'app di meditazione che a cui piace, insomma, Marco molto, ma comunque è un bellissimo esempio di time management, ecco. Non meditazione. Meditazione, oh mio Dio, ho detto meditazione, sì, perdonami. Sì. Dicevo, Fortune City, applicazione per Android, applicazione per iOS, dagli stessi sviluppatori di Plant Nanny, permette di aiutarci a tracciare le spese quotidiane che facciamo, ok, le piccole spese quotidiane, anche il target secondo me è molto un 16-30 massimo, mi auguro, però poi ci sono tante persone forse che anche a 40 hanno ancora problematiche a tracciare le spese, ma ti permette di tracciare le spese facendoti cosa? Facendoti creare una tua città virtuale, quindi immaginatevi una sorta di SimCity che però funziona attraverso le spese che fate nella vita reale. Quindi se volete riuscire a essere più consci di quelle che sono le spese, delle categorie di spesa, attraverso questo gioco avete una bella spinta in più, perché ogni volta che aggiungete delle spese andate ad aggiungere un cittadino, due cittadini, andate ad aggiungere un edificio nuovo. Gli edifici di questa vostra cittadina sono personalizzati in base alla tipologia di spesa, quindi ad esempio se abbiamo appena speso per un drink aggiungeremo un locale per il drink, se abbiamo speso per dei trasporti per la macchina aggiungeremo un concessionario oppure un'azienda di autobus e così via.
all'interno di questa applicazione ovviamente mi permette, come dicevo, la meccanica principale è quella di tracciare le spese, e quindi posso vedere i miei grafici, dove sto spendendo, come sto spendendo, ricevo dei consigli per riuscire a tenere sotto controllo le spese, se sto spendendo più o meno degli altri giocatori in termini percentuali. Ci sono delle componenti ovviamente di sfida, quindi posso vedere le città degli altri, e in più ci sono tantissime mini giochi e mini missioni che posso fare e che mi danno i singoli cittadini. Quindi ci sono i cittadini che vedrete sulla mappa, si muovono tra un edificio e l'altro, io posso premerci direttamente sopra e scopro che devo aiutare una persona a ritrovare il proprio cane che si è perso nella città. Perché dico che ogni tanto potrebbe essere un carbone? Perché ci sono talmente tante meccaniche che non sono neanche particolarmente collegate alla spesa, che non so effettivamente quanto efficace sia questo sistema per aiutarci a spendere di meno. Perché poi non è l'obiettivo ovviamente scritto, perché l'obiettivo scritto di quest'app è quello di permetterti di tracciare, che sicuramente è una delle basi per riuscire a capire, per riuscire a spendere di meno. Se non sappiamo dove stiamo spendendo i soldi è difficile riuscire a spendere di meno. Però mi sembra che l'aspetto di gamification, l'aspetto di ludico, mettiamola così, di l'esperienza entertainment, superi quella legata al tracciamento. Quindi vi mostro velocemente un video in cui ci sono altre due meccaniche. Sai che l'ho scaricata anch'io questo, Edoardo, tempo fa. Ecco, aspetta che è partita la pubblicità, lascio. Però che vado non ho continuato ad usarla perché era più gioco rispetto a tracciare le spese, e non è per forza una cosa negativa. Può esserci tantissima gente che preferisce un 70% intrattenimento, 30% roba seria. Anche nei progetti di gamification spesso bisogna bilanciare quanto deve essere coinvolgente, meccaniche di gioco, fun, sì, e quanto deve essere invece serious. Però ha anche abbastanza download, mi sembra, Estellino. Sì. No, è fatta benissimo. Aggiungo, i creatori di Plant Nanny hanno sviluppato altre due o tre app che ne parleremo, magari me le tengo buone per altre gemme. Sono veramente forti, sia a fare app più o meno gamificate, quindi su quello mani basse, l'esecuzione è perfetta. Sono molto in dubbio esattamente con quello, mi sembra più un'applicazione da casual, e quindi credo che avvicini di più gente che sta cercando un gioco, gli piace da manetta usare giochi in cui, so, stile Farmville, o in cui vuole scavare o altro, e trova in questo una motivazione per scoprire, ok, effettivamente potrei farli anche, invece di giocare basta, posso iniziare a utilizzare questi giochi anche per un obiettivo migliore, piuttosto che viceversa, cioè sì, piuttosto di gente che vogliono cercare di migliorare le proprie finanze e scaricano un gioco di questo tipo. Ecco, questo è un po' il dubbio che ho, e quindi mi rilascio un po' ci ho giocato poco, è molto ben fatto, è molto divertente, e effettivamente vedere le proprie spese, dove vanno a finire all'interno della città, mi dà consapevolezza. Potenzialmente potrebbe essere controproduttivo, perché effettivamente io più spendo più vedo la mia città crescere, e anche solamente l'idea di dire, ma chissà se io metto la categoria sushi cosa cavolo viene fuori, mi ispira anche l'idea di testare delle nuove spese. Hai visto, l'avranno che pensato, spero. Dai, dovrei risparmiare per guadagnare cose. Ma io, in realtà no, mi dà degli altri. Guarda che bella grande quest'app, perché io l'avevo scaricata, continuavano a uscirmi cose nuove, missioni per aiutare le persone. Io probabilmente avrei solamente sushi. Io avrei agenzie di viaggi, ristoranti, cocktail nella mia città, sì, e cose tech che sono il 90% delle mie spese. Comunque scaricatela, perché è fatta veramente bene, sia a livello di UX che a livello di meccaniche di gioco. Cioè, la nostra osservazione è più sul target, su se è troppo sbilanciato da un lato all'altro, però è un'app che, se vi interessa la gamification e vi interessano i serious game, va assolutamente scaricata, perché ci troverete sia meccaniche di gioco che altre ispirazioni utili per i vostri progetti personali. Bellissimo anche l'onboarding, Però sì, insomma, se cercate solamente un'app di tracking, it's too much. Secondo me è un po' too much. E costruire un'astronave tipo per fare un task, per spostarsi e portare fuori il cane
a passare. Sì, esattamente, esattamente. Poi, piccola cosa e poi chiudo, anzi due. Una, ho scoperto poi facendo un attimo una ricerca che è basato su un gioco da tavolo che si chiama Fortune City e quindi esiste, credo probabilmente è come il nostro Monopoly, magari un gioco di un'altra nazionalità, ma esiste un gioco da tavolo che si chiama Fortune City. E la seconda cosa, che mi sono già dimenticato, no, che per riuscire a entrare in un'abitudine spesso l'idea è non creare una nuova abitudine, quindi anche qui se per riuscire a tracciare le spese ogni giorno devo avere l'abitudine di scriverla all'interno di un'app, non è il metodo più intelligente, quindi riuscire a creare più un'esperienza in cui magari prendo i soldi in automatico dai conti bancari sincronizzando, oppure forse potrebbe essere una spinta in più, perché sennò il rischio che anche semplicemente per la meccanica che devo fare, se la mia finalità è solo quella di tracciare, è difficile, mi sta creando una nuova abitudine. Yes, ragazzi, abbiamo visto delle gemmine molto interessanti oggi, trovate tutti i link come sempre sotto in descrizione. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo ai vostri amici e iscrivetevi al canale. Ogni settimana insegniamo come si possono utilizzare le meccaniche di gioco per coinvolgere le altre persone. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Lasciateci anche un commento, ci piace, li leggiamo in diretta se ci sono bei commenti, belle review, recensioni che sono molto utili anche quelle per l'algoritmo, quindi aspettiamo vostre notizie. Peace! Edoardo, ma la tua città ha dentro il giochino che è di chi ci ha? Ma se questo è il fuori onda, devo mentire, devo dire una cosa diversa dal normale. Non posso dire, è vietato ai minori di 18 anni il mio. Ma potrei dire che in questo momento è un gigantesco pannolino. No, non è neanche vero, non è neanche vero. In questo momento sarebbe Amazon, probabilmente. Sarebbe un grande pacco Amazon. L'headquarter di Amazon. Un grandissimo pacco Amazon a forma di spritz. Perché anche quello... La componente spritz, siamo veneti ragazzi, se non c'è lo spritz a Campari, da qualche parte nella mia città ci sta male, infatti i miei cittadini sono un po' ubriachi, girano per la città ubriachelli, i tuoi avranno il VR in testa, non so cosa c'hanno. Esatto, ciao. Ciao.